Allora, un vero e proprio responsabile delle decisioni non c'è. Le decisioni vengono prese, quelle importanti, in maniera collettiva, nell'assemblea dei soci e nel consiglio direttivo, che nel nostro caso coincidono. E poi ci sono delle decisioni più di tipo, diciamo, tecnico, diciamo, quelle strategiche vengono prese dal consiglio direttivo, quindi dall'assemblea, e quelle, diciamo, più di tipo tecnico e quotidiano vengono prese dai vari responsabili di ogni singola area. Non c'è un vero, come dicevo, un vero e proprio responsabile. Naturalmente, però, il presidente, il rappresentante legale, come dire, ha un po' l'ultima parola, soprattutto quando si tratta di prendersi, appunto, responsabilità di tipo legale. Come avviene? Avviene che il lunedì, o una volta a settimana, di solito il lunedì, e noi ci ritroviamo, ci si ritrova prima la cooperativa, quindi quattro soci della cooperativa, si fa, diciamo, un po' il punto della situazione, l'avanzamento dei vari lavori, ogni responsabile relaziona sui suoi compiti e i suoi progetti. Poi, nella seconda parte della mattinata, ci si incontra con tutte le altre aziende. In realtà siamo sempre noi, però ci sono persone, anche persone diverse, perché ad esempio nell'SRL ci sono dei soci che non fanno parte della cooperativa. E quindi, diciamo, alla seconda parte della mattinata ci si incontra tutti insieme per discutere delle strategie generali del gruppo. E le decisioni di solito vengono prese col metodo del consenso, non siamo mai arrivati a dover votare una scelta, insomma, ecco. Questo cosa comporta? Da una parte, secondo me, molto importante il fatto che siamo sempre tutti d'accordo e contenti. Dall'altra parte, il problema naturalmente è quello del tempo, cioè noi facciamo riunioni lunghissime. Cioè, ci incontriamo spesso e ci incontriamo per tanto tempo, cioè il lunedì va via quasi tutto semplicemente per le riunioni, a volte più, a volte meno, quando ci sono, insomma, decisioni importanti da prendere. La riunione dura anche tutto il giorno. Però ecco, questo devo dire permette di avere delle soluzioni e delle strategie condivise con tutti. Probabilmente ci riusciamo anche perché non siamo tanti, siamo pochi, queste riunioni ci, cioè, saranno massimo 7-8 persone, 7-8 persone che oltretutto si conoscono, hanno anche dei rapporti tra di loro, anche, insomma, ecco, personali, non dico proprio di amicizia, ma quantomeno di conoscenza e di stima reciproca, ecco. Allora, ok, non abbiamo, diciamo, una vera e propria procedura per sviluppare gli aspetti creativi, anzi, diciamo, questa è la cosa che ci riesce più naturalmente. E diciamo che, cioè, abbiamo parecchie possibilità di azione nel gruppo, quindi, diciamo, chiunque può sviluppare in maniera creativa il proprio progetto, sia, diciamo, un progetto che viene assegnato, ma c'è anche molta libertà nella proposta di progetti. Ad esempio, lo Screed Academy e Ginezio, e quindi tutto il settore legato alla formazione dei bambini, all'agricoltura, non era assolutamente nelle corde iniziali, nei progetti iniziali della cooperativa. Questa, ad esempio, è stata una cosa che ho curato io per, diciamo, le mie competenze, le mie passioni. Mi sono aggiornata, informata su questi temi e ho proposto che insomma, il gruppo andasse avanti anche in questo settore. E su questo poi sono stata, come dire, aiutata e supportata da tutti, più da altre competenze che magari non erano presenti nel gruppo. Diciamo che poi la creatività viene anche, secondo me, un po' avvantaggiata, favorita e valorizzata da un po' l'informalità che c'è nel gruppo e nella gestione del gruppo.
Allora, diciamo, la volontà è quello di estenderlo ad ogni livello. Naturalmente nel gruppo dirigenziale e nella cooperativa è molto più semplice e naturale perché anche proprio l'essenza stessa della cooperativa si occupa di progettazione e ricerca, c'è un comitato scientifico e quindi è anche più naturale e normale che i processi creativi siano maggiori all'interno della cooperativa. E negli altri gruppi è un po' più difficile perché comunque c'è, il lavoro è molto più standardizzato e quindi è da costruire un impianto, portare avanti una commessa. Però cerchiamo di valorizzare anche gli aspetti creativi delle altre persone, per dire ad esempio c'è un ingegnere che lavora nella manutenzione degli impianti fotovoltaici molto. Una cosa molto standard, molto sì, però lui ad esempio ha delle competenze, ad esempio su l'aeronautica, il volo, i droni, così siccome lui ha questa passione, stiamo sviluppando anche questa parte, ad esempio per Ginezzo, per la parte agricola, per anche altri settori, anche se poi lui è dedicato principalmente a questa cosa. Un altro esempio, ecco, c'erano degli ingegneri che lavoravano con noi per un po' di tempo, siccome avevano anche una particolare attitudine, ad esempio, a lavorare con i bambini, con i ragazzi, hanno lavorato con noi per tanto tempo anche sulla didattica ambientale che facciamo a volte nelle scuole, progettandoli loro i percorsi, non semplicemente come operatori, ma dandogli modo di creare anche proprio il progetto e gli obiettivi e la realizzazione. Allora, nella, diciamo, riunione del lunedì cerchiamo appunto di, più che altro di valutare il raggiungimento degli obiettivi. Come li creiamo gli obiettivi? Anche qui non c'è una vera e propria metodologia. Diciamo che in generale all'inizio dell'anno si fa un resoconto anche di tipo amministrativo, contabile sul bilancio e quindi si vede quello che è andato e quello che non è andato e questa è diciamo una prima base. Sulla base di quei risultati lavoriamo agli obiettivi quantomeno di budget e di gestione. Diciamo, le strategie a lungo termine, gli obiettivi a lungo termine, andiamo un po' a sensazione, cioè a idee, così, a scelta proprio individuale e di gruppo. Devo dire che queste scelte, non sono mai campate per aria, nel senso che derivano sempre dal confronto quotidiano che abbiamo avuto, un esempio, l'autosufficienza energetica, cioè il fatto di passare, è stato questo un passaggio, diciamo, epocale per noi, grandissimo, il fatto di passare da fare semplici impianti fotovoltaici a buttarci nel campo dell'autosufficienza energetica, che è più, diciamo, ricerca, campo innovativo, meno sicuro, meno standardizzato. E questa come è stato raggiunto, come è stato ideato, diciamo, questo obiettivo, come è venuto fuori questo obiettivo? È venuto fuori dal fatto che contemporaneamente facevamo ricerca, c'è cioè il comitato scientifico che ci dava alcuni impulsi e quindi parlando tra di noi è venuta fuori questa suggestione. Ecco, possiamo dire che si parte da delle suggestioni, anche individuali, che poi vengono validate e costruite, ecco, cioè vengono validate col tempo, vedendo se passo passo sono realizzabili. Allora, con l'interno, inizialmente abbiamo fatto un bel percorso, ad esempio, di certificazione ISO. Questo percorso con la certificazione ISO ci ha aiutato a standardizzare un po' il flusso di informazioni, quindi più che la comunicazione, il flusso di informazioni, perché un problema che avevamo e che
tuttora un pochino abbiamo è quello del passaggio delle informazioni, in tutto questo, diciamo, informalità che c'è nel gruppo e nella comunicazione e nella gestione, il rischio è sempre quello che non passino bene le informazioni, non si capisca chi deve fare qualcosa e di chi sono le responsabilità. Quindi ci siamo posti questo problema e attraverso la certificazione ISO abbiamo creato delle procedure che ci hanno dato un'indicazione, quantomeno. Ora non utilizziamo più quel metodo, anche perché è cambiato molto anche il nostro modo di fare, quindi non lavoriamo più su commesse standard e quindi è molto difficile. Però ci siamo dati dei ruoli, diciamo, specifici che permettono quantomeno di capire chi è che aveva la responsabilità di quell'azione, che doveva prendere quella decisione. E questo è stato fatto anche, un lavoro grosso è stato fatto anche nella comunicazione tra aziende, perché noi appunto siamo tre gruppi, è vero che più o meno le persone sono sempre le stesse, però le aziende sono tre che si dividono un flusso di lavoro. E anche lì abbiamo usato degli strumenti, ma anche proprio informatici, che tipo semplicemente tabelle Excel o programmi, insomma software per fare i passaggi di consegne all'interno della commessa. Una cosa, ad esempio, che come cooperativa ora ultimamente abbiamo utilizzato molto è il Trello. È un software che ti permette di creare, diciamo, delle online in maniera condivisa delle commesse con delle varie attività che tu puoi spuntare dandogli una scadenza, un responsabile, e ti permette di vedere, diciamo, visivamente il percorso di una commessa, cosa che prima invece facevamo in maniera molto estemporanea, perdendoci un sacco di pezzi e di informazioni. Ora con questo mezzo abbiamo comunque tutti chiaro quali sono i passaggi per arrivare all'obiettivo e chi si occupa di cosa. Con l'esterno la comunicazione del gruppo è legata principalmente alla Fabbrica del Sole, quindi è il brand Fabbrica del Sole che esce fuori, e la comunicazione avviene di solito, diciamo, come dicevo prima avevamo un responsabile della comunicazione, poi abbiamo deciso di internalizzarla perché comunque ormai il brand è abbastanza conosciuto, cioè il nome Fabbrica del Sole richiama esattamente quello che siamo, oltre che, secondo me, essere anche un po' una garanzia di innovazione e di competenza nel nostro ambito. E quindi comunichiamo con le brochure, ad esempio, con eventi. Di solito partecipiamo magari ad eventi nazionali e internazionali, ultimamente abbiamo preso diversi premi europei nel campo dell'innovazione, della tecnologia, e l'Energy Globe Award, siamo stati a New York, alla Borsa di New York, come esempio italiano di azienda innovativa. Abbiamo deciso di non partecipare più alle fiere, abbiamo eliminato completamente il settore fiere, però partecipiamo a esposizioni che non sono del nostro campo, ad esempio, non so, partecipiamo alla Biennale, sono già 3 anni che partecipiamo alla Biennale di architettura con l'Off-Grid Box, abbiamo partecipato ad Expo con l'Off-Grid Box e un progetto che abbiamo realizzato nelle Filippine, in cui il box ha portato per l'emergenza tifone acqua e energia elettrica a un intero villaggio che era stato completamente devastato dal tifone, e quindi siamo andati a Expo insieme ad Oxfam con questo progetto. Quindi ecco, cerchiamo, diciamo, di utilizzare dei canali che non sono quelli propri dell'azienda che si occupa di energia rinnovabile, ma campi diversi, più legati alla creatività, all'innovazione, alla ricerca e sviluppo. Un'altra cosa, ecco, sulla comunicazione invece forse è importante il fatto che cerchiamo anche di fare rete
diciamo, gruppi particolari, ad esempio siamo dentro Simbola, che è la fondazione delle eccellenze italiane, che ha dentro di sé sia il produttore di vino che di tessuti che noi, e quindi diciamo andiamo con loro a partecipare ad eventi, seminari, facciamo, siamo usciti in diverse pubblicazioni di questo genere, quindi ecco, una comunicazione un po' mirata, non facciamo, abbiamo provato in realtà anche a fare una comunicazione più spicciola, tipo, non so, nei giornali, la classica pubblicità nel giornale, lo spot, ma non è nelle nostre corde, insomma, ecco, non... La comunicazione classica comunque è rivolta a un target generico di persone, e quindi a noi, invece noi abbiamo bisogno per il lavoro che facciamo di un target preciso, già sensibilizzato, con un certo tipo di background. Cioè, abbiamo notato che facendo una pubblicità di massa, anche le richieste di lavoro che avevamo non erano nelle nostre corde, nel senso, noi ormai non facciamo più l'impianto fotovoltaico da 3 kW per il singolo cittadino, quindi avere 100 richieste di impianti fotovoltaici da 3 kW per noi è stato devastante, perché ci bloccava il lavoro, cioè un lavoro che non riusciamo più a gestire, e quindi la nostra comunicazione, da questo abbiamo capito che dobbiamo fare un tipo di comunicazione diversa, e quindi ora ci rivolgiamo alle ONG, agli organismi internazionali, alle fondazioni, oppure appunto a un target di persone già sensibilizzato, quindi non so, professionisti, altre aziende, anche i prodotti, l'off-grid box che vendiamo, lo vendiamo comunque sempre o appunto organismi internazionali, organizzazioni che si occupano di emergenza, programmi di cooperazione, oppure a singoli che però hanno una sensibilità diversa, cioè chi cerca l'off-grid box è in media una persona altamente scolarizzata, che ha già una passione, un interesse, una sensibilizzazione sui temi dell'ecologia, che sa che cosa vuol dire staccarsi dalla rete, sa cosa vuol dire non soltanto risparmi la bolletta, ma anche sono fuori da un certo tipo di giro di economico, okay, e di organizzazione. Tanta pazienza, prima di tutto, un'enorme pazienza, perché siamo incredibilmente confusi, no, però eterogenei e umorali in questo senso, quindi credo tanta pazienza, cioè appunto non essendo standardizzati abbiamo ognuno i propri tempi, ognuno essendo anche abituati ad un contesto diciamo abbastanza familiare, come dire. Cioè a volte si ha anche la tendenza un po' a lasciarsi andare anche da un punto di vista, no, personale, cioè molto, cioè da un certo punto di vista all'esterno siamo molto professionali, cioè nei rapporti con i clienti e con l'esterno siamo molto professionali, nei rapporti interni questo è molto più difficile, quindi credo una persona nuova che entra debba avere chiaro questo, che c'è tanto di personale nella gestione. E poi deve avere, secondo me, tanta creatività, cioè deve essere in grado di creatività soprattutto nella gestione della quotidianità, degli imprevisti e delle commesse, perché appunto non avendo, diciamo, ecco, delle procedure chiare, devi inventarti di volta in volta la soluzione, ecco. E per ora su questo Siamo riusciti. Il lungo termine viene valutato, cioè poi ti parlo un po' della mia esperienza e della mia competenza. Le mie valutazioni, cioè le valutazioni perlomeno che faccio io, sono molto di tipo, cioè, economico e amministrativo. Quindi, diciamo, a lungo termine le cose si valutano, io perlomeno le valuto molto in questo settore. E su la, diciamo, riuscita
sugli obiettivi a lungo termine no, non c'è una modalità, cioè devo dire non c'era, ultimamente stiamo cercando di essere un pochino più precisi in questo senso, provando a fare degli incontri, diciamo, un po' più strategici, almeno 3 l'anno, in cui chiamiamo una persona esterna a seguirci e quindi con una metodologia, diciamo, un pochino più serrata. A segnare proprio, a scrivere proprio quali sono gli obiettivi e le strategie, che poi appunto, diciamo, 2 volte l'anno vengono riprese e vengono valutate da un punto di vista di efficacia, principalmente. Questa è una cosa che da un paio d'anni stiamo cercando di fare. Abbiamo notato che c'è bisogno di uno sguardo esterno, di una competenza esterna per poter gestire il lungo termine, perché cioè, per noi che siamo dentro è molto difficile scindere il proprio lavoro quotidiano dalla visione. Diciamo che tante delle attività che facciamo, tanti dei risultati che abbiamo ottenuto, in parte sono stati dovuti proprio alle singole individualità e alle vite poi delle persone. Non so, ad esempio, io personalmente posso dire che tutta la parte, non so, legata alla formazione, all'Off-Grid Academy, alla didattica è stata, cioè, portata avanti perché io precedentemente mi occupavo di questo e il mio lavoro precedente era legato appunto molto alla didattica e al mondo più che altro associativo. E quindi questo è un background che mi sono portata dietro, che ho portato dentro e che quindi ha permesso poi alla cooperativa di aprire altri settori. Altri di noi, ad esempio, hanno avuto delle esperienze, ad esempio, di tipo universitario, erano ricercatori, dottorandi e quindi una conoscenza, diciamo, approfondita del mondo dell'università e della ricerca e che poi quando questi ricercatori sono diventati professionisti qui all'interno, hanno riportato dentro tutta questa loro rete di contatti che ci ha permesso poi appunto di creare il comitato scientifico e di avere questa, diciamo, supervisione scientifica del lavoro che facciamo. Questo insomma per tante altre cose, ad esempio il lavoro sulla cooperazione internazionale è nato dall'unione delle competenze interne di ognuno di noi che hanno creato l'Off-Grid Box, però anche dai contatti che alcuni di noi avevano per passione, per indole personale con ad esempio organizzazioni non governative, NGO, ONLUS che si occupano di questo, ecco, quindi c'entra molto il personale nell'attività quotidiana, ecco, nel lavoro. Allora, come si gestisce il tempo? Allora, ci sono dei momenti in cui si gestisce malissimo, perché appunto, cioè, capita di stare dalle 8 di sera fino alle 10 al lavoro. E quindi ecco, questo da un punto di vista anche personale, della vita personale, è molto, molto complesso. C'è stato diciamo un picco di questo che poi però che ha creato dei problemi all'interno del gruppo, anche perché appunto alcuni sono persone che non hanno, sono più giovani, magari non hanno famiglia, altri che invece hanno, diciamo, una vita privata più difficile da gestire, comunque che da condividere anche con altri, e quindi c'è stato, diciamo, un momento un po' di rottura in cui abbiamo comunque tutti deciso di darci degli orari poi flessibilissimi, però io ad esempio perlomeno non torno mai, a parte rari casi, a casa più tardi delle 7 di sera. Ecco, abbiamo deciso io e l'altra mia collega di prenderci 2 pomeriggi a settimana, quindi io non lavoro tutti i pomeriggi, non lavoro tutto il giorno, tutti i giorni, ma 2 volte a settimana io alle 4 finisco di lavorare. Questa è stata una richiesta che è stata fatta proprio fortemente da noi donne del gruppo per permettere insomma anche di avere una vita privata e familiare
soddisfacente, ecco, anche perché poi questo aveva creato anche dei problemi poi anche sul lavoro, perché comunque stress, nervosismo, ansia, anche dal punto di vista economico, perché comunque lavorare tutti i giorni, tutto il giorno, vuol dire anche per chi come noi non è di Arezzo e non ha i nonni qui, pagare babysitter tutto il pomeriggio e quindi un terzo dello stipendio va alla babysitter, e quindi ci siamo dati, ecco, questa organizzazione dei tempi. Un'altra cosa molto carina che abbiamo fatto, sempre da questo punto di vista, è un progetto che abbiamo fatto 3 anni fa con il Ministero della Famiglia sui tempi di conciliazione vita-lavoro, e abbiamo avuto per un paio d'anni un fattorino aziendale che ci aiutava nelle commissioni di tutti i giorni, quindi pagare le bollette, la tintoria, la spesa, è stata una cosa molto, molto bella. Dei voucher per la babysitter, oltre che ce l'abbiamo ancora, uno spazio bambini, perché una cosa che abbiamo sempre voluto qui dentro, che questo posto fosse, appunto, siccome abbiamo degli orari di lavoro, abbiamo avuto degli orari di lavoro piuttosto pesanti, quello di poter portare anche i bambini al lavoro, e questo non è mai stato un problema. Cioè, prima li portavamo in maniera così estemporanea, bambini piccoli, giocavano in giro. Poi abbiamo avuto l'opportunità di prendere questo finanziamento e abbiamo creato uno spazio giochi, che per 2 anni ha avuto anche una tata disponibile per alcuni periodi. Ora la tata non c'è più, però c'è lo spazio giochi, quindi volendo i nostri bambini spesso, quando non vanno a scuola o per altri motivi, possono venire qui e giocare nello spazio bambini. Quindi questo ci ha aiutato molto, tutte noi quando eravamo in gravidanza e avevamo i bambini piccoli. Insomma, finita la maternità, ci siamo portati i bambini qui col marsupio, le sedioline. Cioè, il progetto è nato dalla cooperativa perché il finanziamento è stato preso dalla cooperativa, però comunque gli spazi e la flessibilità erano aperti, sono aperti a tutti, insomma, non soltanto i soci e le socie della cooperativa portano i bambini qui, tutti. Tutti noi si portano, e non solo i bambini, ma anche i cani. Siamo molto aperti anche a questa cosa. Allora, i pro sono sicuramente la possibilità di fare qualcosa che ti piace e che ti realizza, che per me personalmente è fondamentale, è importante. Quindi la possibilità di lavorare in un campo che ti piace, poter scegliere che cosa fare e vedere realizzarsi o meno i tuoi progetti, e quindi anche valutarsi da questo punto di vista in maniera chiara e diretta, cioè quindi poter valutare le tue capacità in maniera diretta. C'è anche la possibilità di potersi scegliere in parte le persone con cui lavorare, che secondo me è importantissimo, cioè l'idea di gestire e creare un gruppo intorno di persone con le quali vai d'accordo e con le quali sai che c'è un clima comunque sereno, rilassato e di comprensione. Poi, come ho detto, appunto, la capacità di poter realizzare i tuoi progetti, certo, sempre che siano inseriti all'interno di un contesto, però ad esempio alcuni di noi avevano questo desiderio, questa passione di creare qualcosa sulla formazione in campagna, di uscire dall'ufficio e fare anche altro, l'abbiamo potuto fare, probabilmente se fossi stata dipendente di una mega azienda, magari di energie rinnovabili, forse non sarei manco riuscita ad arrivare al capo per potergli raccontare il mio progetto. Quindi i pro, secondo me, sono superiori ai contro, però ci sono anche i contro e con cui devi fare i conti. Sicuramente in parte è un po' l'insicurezza economica, quella è quotidiana, è nella gestione quotidiana, perché comunque, cioè, puoi averci un contratto, come ti pare, però se non ci sono i soldi, non entrano le commesse. Uno stipendio arriva quando ci sono i soldi, e sicuramente chi è socio e diciamo anche lavora di più, rischia in prima persona, è l'ultimo che viene pagato, perché prima di tutto ci sono appunto i dipendenti e chi
lavora in maniera, diciamo, subordinata. Quindi, ecco, devo dire che su questo io ho fatto un cambiamento, una riflessione molto molto forte. Diventare imprenditrice mi ha fatto cambiare idea su tante cose, su tante, diciamo, idee che avevo forse un po' precostituite su l'imprenditore cattivo e l'operaio e il dipendente buono. Devo dire che personalmente su questo, cioè, sono molte più sfumature, ecco, le sfumature sono tante in questi contesti. E quindi il contro, ecco, è questa insicurezza economica, i rischi, un po' di ansia che hai nella gestione delle cose, perché comunque poi sei tu che ci rimetti in prima persona, anche, cioè, legalmente, diciamo, ecco, se una cosa va male, qualcosa, sei tu che... E quindi, ecco, questo però, ecco, è anche un pro, perché ti fa lavorare al massimo, cioè al meglio, cioè, comunque ognuno dovrebbe lavorare al meglio, però, ecco, sapere anche che sei tu il diretto responsabile, mm-hmm, poi le azioni, è anche, insomma, è anche un pro. Un altro contro qual è? Quello che magari, ecco, vorresti fare, non sempre puoi fare quello che ti piace, non sempre puoi fare quello che magari vorresti fare, ti devi adattare ad essere flessibile alle esigenze dell'azienda e del gruppo. Forse il tempo, però, ecco, questo siamo riusciti a gestirlo, ecco, probabilmente non hai un orario di lavoro standard, fisso, che in alcuni, ecco, devo dire, quando non avevo i figli, era una cosa positiva non avere orari, potermi gestire il lavoro quando volevo. Con la famiglia diventa un pochino più difficile, perché i tuoi tempi sono legati anche a quelli di altre persone, e quindi devi gestirli in maniera diversa. Però, ecco, ti ho detto, su questo abbiamo creato dei compromessi buoni. Allora, se devo pensare al, diciamo, al contesto italiano di questo preciso momento, il consiglio che darei a qualcuno, cioè a chi vuole intraprendere questa strada, è di essere credibilmente innovativo e creativo, cioè di non avere paura di proporre azioni e progetti di cambiamento. Di studiare tanto, cioè di essere preparati, cioè di essere molto 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 preparati, probabilmente più di prima, perché perlomeno quello che vedo io è che con questa crisi, una cosa positiva è che forse l'eccellenza, la bravura, la professionalità un pochino emerge di più rispetto al contento, cioè alla massa, ecco, quindi e poi di avere una preparazione anche un po' a 360 gradi su tutti gli aspetti anche economici e finanziari dell'aprire un'impresa, cioè essere consapevoli dei problemi che ci sono. Parlo di finanziamenti, di banche, di prestiti, mutui, anticipi, fatture, che poi sono le cose con cui ti trovi a lavorare ogni giorno. Quindi, insomma, essere anche particolarmente, cioè, o avere qualcuno che sa di queste cose, o comunque informarsi. E poi l'altra cosa, che non è molto patriottica, è quella di cercare dei mercati esteri, soprattutto, cioè perlomeno per la nostra esperienza ad ora, il mercato interno italiano è molto molto fermo, quindi noi lavoriamo tanto all'estero. Quindi l'altro consiglio che posso dare è quello di guardare al di là dell'Italia, di guardare fuori.